Buongiorno, allora oggi è venerdì, sto uscendo di casa, vediamo se ho preso tutto, borsa ce l'ho, sì, tiriamo giù le tapparelle, stamattina faceva fresco, perché ha piovuto, faceva veramente freschino, si stava veramente bene, in realtà ora è tornato un caldo atroce come prima, chiavi della macchina, occhiali, ole. E niente, quindi adesso vado a fare delle commissioni. Se riesco, vi porto con me. Allora, sono quasi le 3, sono nel parcheggio di Esselunga. Ho una fame atroce, quindi, però vorrei mangiare tipo pizza, pizzette, porcate varie, ma visto che sto cercando di migliorare un po' la mia alimentazione per questo periodo estivo, cioè evitare porcate, anche se la mia alimentazione è già molto. Però devo un attimo evitare queste cosine, quindi vado a vedere se trovo qualcosa di sano. Vi ho risparmiato il pranzo, che poi era più una merenda, ma comunque ho preso l'anguria, ho mangiato una fetta di anguria. L'ho presa a Esselunga. Adesso sono nella mia stanza. Mi fa un effetto strano venire, cioè, stare in questa stanza, perché adesso mi commuovo anche. Boh, cioè, aiuto. Cioè, se qui ho vissuto tutto, cioè nel senso, tutti i pianti che ho fatto li ho fatti qui dentro, tutte le risate che ho fatto, o le cavolate dei messaggini, tutte le sbrite, tutte le arrabbiate, tutti i nervosi, tutti i nervosi li ho sbolliti in questa stanza. Qui ho letto quasi tutti i miei libri, qui venivo ad ascoltare la musica. Boh, non lo so, qui io registravo i miei video. È come se fosse un. È stupido da spiegare, anche strano. Però quando entro in questo. Quando vengo qui, adesso mi sono messa là sul letto, ho detto vabbè, leggo un po' qui. È come se tornassi. Cioè, tra virgolette, giovane o comunque quello che ero prima, no? Non so se è un bene o se è un male, soprattutto per me, non lo so. Un po' mi manca, però un po' no. Mi fa strano, cioè non so, è come entrare in una fase diversa della vita, no? È come se fosse un piccolo scrigno dove c'è qui ancora Alessia, un po' adolescente, più piccolina, con mille seghe mentali, cioè serve tanto staccare, comunque lasciare la casa dove abiti, le tue abitudini e tutto. Quindi tipo quando vengo qui e io quando raramente quando vengo qui dai miei genitori dormo sempre con mia mamma, perché a lei piace tantissimo dormire con me, raramente dormo in questa stanza, a meno che non c'è mio padre a casa, e non riesco tanto a dormire qui, ho talmente, boh, tanti ricordi che mi fa strano dormire qui, mi sembra appunto di essere, cioè quando entro in questa stanza mi sembra di essere single, di non avere una convivenza, di non avere mille cose, no? E quindi mi fa strano perché da una parte, boh, sono tanto legata alla mia attuale vita con Fabio, che è per me importantissimo, però dall'altra parte quando entro qua è come. Tornare piccola, cioè non so come spiegarlo, fa strano, fa veramente molto strano, non sono mai una di quelle persone che pensa, se potessi tornare indietro alcune cose non le farei, sì, alcune cose non le farei, cioè oppure le farei in un modo diverso, sicuramente, però dall'altra parte penso che la maggior parte delle cose che ho fatto mi hanno reso quello che sono. Però devo dire che avrei voluto essere molto più
non sveglia, però più aperta da giovane, cioè da ragazzina, perché da ragazzina sono sempre stata molto chiusa, leggevo tantissimo, non volevo uscire, cioè non mi interessava uscire, ero molto molto chiusa, mentre col senno di poi mi direi Ale, esci, conosci, fai qualcosa, quindi magari mi risparmierei delle batoste successive. Risparmiare delle amicizie sbagliate, non lo so, farei più esperienze, no? Però non è che fare esperienze sempre tutto questo, non lo so, sì, sicuramente rivivere una seconda volta una cosa che hai già fatto diventa più facile, perché sai dove puoi sbagliare e dove puoi parare giusto, ovviamente è più facile, però boh, cioè, mi fa veramente strano stare qui. Mi manca tanto qui. C'è la mia famiglia e tutto, ma non questa stanza. Cioè. Alcune cose mancano perché alcune cose le ho portate di là, ovviamente. Però mia mamma ha detto che lei lascerà anche il muro, tutto così.